Rodolfo Viganò. Olimpionico a Sydney 2000, quattro volte campione del mondo, di cui due a squadre fossa olimpica con record del mondo, uno a squadre fossa universale con record del mondo e un individuale. Cinque volte campione d'Europa a squadre fossa olimpica e due volte argento in finale di Coppa del Mondo nella fossa olimpica. Istruttore di tiro dal 1996 e dal 2018 formatore della federazione. Allora Rodolfo, perché il tiro a volo? Come si sceglie la propria specialità? Nel caso tuo particolare, perché il trappo? Perché il tiro a volo? Perché il tiro a volo è uno sport meraviglioso. È uno sport che ti mette di fronte alle tue paure, alle tue forze. È uno sport che ti insegna a essere disciplinato, non solo per l'uso dell'arma, ma proprio per una questione deontologica del nostro sport, no? Abbiamo un attrezzo sportivo che è un'arma, ma di fatto giochiamo con una macchina. La scelta della disciplina. La scelta della disciplina qui in Italia è abbastanza, direi, indotta dalla nostra tradizione. Il trap è in assoluto la disciplina più comune tra le 400 società circa sul nostro territorio nazionale. Penso che il 99% sia di fossa, e quindi anche se uno volesse, no, per dire, ma è indotto a tirare la fossa. Certo è che però ci sono tante altre discipline, lo skeet, partendo da quelle olimpiche, poi le varie discipline del percorso di caccia tra compact e itinerante, che danno una scelta esagerata, no, nell'ambito proprio del puro divertimento e della soddisfazione, che a mio avviso deve essere il fine ultimo di chiunque inizia a provare il tiro a volo. Insomma, il tiro a volo è uno sport per tutti, è uno sport che non fa, diciamo così, categoria in base a come siamo fatti. Per giocare a pallacanestro bisogna essere alti 2 metri, no? Ecco, e quindi già lì c'è una scrematura di fondo. Uno sport per tutti, dove quindi la fisicità ha una importanza relativa. È uno sport per tutti perché l'età ha una importanza relativa. Credo che sia, a mio avviso, ecco, forse non il più longevo, uno degli sport più longevi al mondo, no? Dove uno inizia da 12-13 anni e può, se le condizioni fisiche glielo consentono, sparare fino a 80-85 anni, dove forse l'unica condizione veramente discriminante può essere la vista, ma altrimenti è uno sport che uno inizia e può portare fino a quando ha luce negli occhi. Quindi in sostanza tutte queste caratteristiche che mettono anche in luce la possibilità per una famiglia, quindi per il padre, per il nonno, con il primo, col figlio e col nipote, di poter anche condividere, no? Una passione che altrimenti in altri sport diventa forse poi difficile, perché c'è una fisicità che rientra in questo ambito. Quindi insomma direi che perché il tiro a volo? Perché è uno degli sport più belli del mondo, io ne ho fatti tanti, e questo poi l'ho scelto come mestiere, ma è uno sport che proprio ti agguanta l'anima. Se vissuto con persone che possono anche trasmettere delle sensazioni che magari all'inizio sono un po' latenti, sono un po' nascoste, ma una volta scoperte ti fanno innamorare del fucile, del nostro mondo. Visto che hai parlato di una grande esperienza, cosa prova ancora oggi un pluricampione come te nel vedere un piattello sbriciolarsi? Guarda, mi sono venuti anche un po' di brividi, perché devo dire che una delle cose che mi piace di più in assoluto di questo sport, anche quando non lo pratico e magari guardo gli altri che sparano, no? Mi capita quasi quotidianamente, è vedere le evoluzioni dei pezzettini una volta rotto il piattello, che nell'aria prendono delle traiettorie assolutamente imprevedibili e infinite in termini di qualità e di tipologia. Sbriciolare un piattello vuol dire anche aver fatto una cosa bene, quindi, no, è una sfida che il tiratore ovviamente affronta tutte le volte, nel senso che il nostro sport è uno sport
come ti posso dire, molto onesto. Perché onesto? Perché il direttore di tiro non ha una valenza nell'ambito decisionale come in altri sport invece ha. Il nostro piattello che si rompe è buono, che non si rompe è zero, è mancato, però io in 36-37 anni di gare a qualsiasi livello, da quelle locali alle Olimpiadi, forse ho avuto 3-4 discussioni su dei piattelli, quindi il direttore di tiro è una figura amica del tiratore, non per questo deve prendere decisioni a favore, però è imparziale, il piattello si rompe buono, il piattello non si rompe non è buono. Ed è onesto perché c'è una macchina dall'altra parte, quindi non c'è una penalizzazione di un testa a testa quando il tuo contendente magari ti mette in condizioni di difficoltà una volta trovato il punto debole. La macchina non si rammarica se li sbagli e quindi non te li manda più piano e neanche se la prende se tu li prendi e quindi te li manda più forte. Quindi questa cosa è una cosa, questa onestà, questo sport ti mette in condizione proprio di vedertela con te stesso tutte le volte. Ed è l'unico sport al mondo, chiaramente parlando di tiro a volo, dove c'è uno sport individuale, quindi non è uno sport di squadra, dove c'è l'uso di un attrezzo, anche il tennis è uno sport individuale con l'attrezzo, però di fatto è l'unico sport al mondo che ha una macchina come terza condizione. E quindi il fatto di rompere un bersaglio vuol dire sì, ok, sono capace a farlo, però lo devo ripetere, perché la macchina poi è onesta, me lo manda là. E quindi è chi saprà adeguare la propria mentalità a questo gioco, quindi giocare contro una macchina, che sarà in grado di essere più o meno competitivo in competizione. Mi collego a quello che hai appena detto, l'aspetto psicologico nel tiro a volo, quanto conta quindi la preparazione psicologica, l'aspetto mentale di concentrazione? Dunque, bisognerebbe però tenere conto del livello in cui il tiratore si trova. Quindi se all'inizio immaginiamo una bilancia di quelle vecchie, le stagliere, no? Se all'inizio uno ha il 100% di problemi tecnici perché non sa farlo e quindi psicologico poco o nulla, nel momento che acquisisce capacità tecnica questa bilancia si sposta fino ad arrivare ad avere una piena padronanza dal punto di vista tecnico, quindi essere in grado di colpire qualsiasi bersaglio vola, ma una problematica psicologica continua nel ricreare questa sincronia con la macchina che è necessaria per colpire sempre e per colpire quando si vuole, perché poi la forza di un tiratore è quella di essere pronto all'evento che a lui interessa, no? Quindi la psicologia ad alto livello è tutto,